alto il livello di formazione degli assaggiatori. Questo è un elemento, diciamo, fondamentale, perché la bellezza del concorso di quest'anno è questa mescolanza di approcci culturali che derivano dagli assaggiatori ONAV, che hanno un taglio un pochino più tecnico per certi aspetti, i sommelier, ma anche i critici enogastronomici con una lunga esperienza, che hanno ovviamente un punto di vista che può essere anche leggermente diverso. Ma questa mescolanza è bellissima, non deve assolutamente spaventare nessuno. E naturalmente gli assaggiatori che fanno questo mestiere, che spesso è un hobby, qualche volta anche una professione, hanno una necessità di continuo aggiornamento, perché il tema delicato sul quale cerchiamo di dare una mano è la tradizione e l'evoluzione. Allora, se proviamo quelli che magari hanno qualche anno in più a pensare quali erano gli standard che potevano fregiarsi di un premio 30 anni fa e quelli che adesso si fregiano di un premio, capiamo che ci sono delle differenze abissali della concezione del prodotto vino. Quindi nulla di più tradizionale c'è di una denominazione di origine controllata e garantita, che ha nella tradizione il suo fondamento, ma la tradizione, come sapete, è un'innovazione ben riuscita, e quindi il Barbera, il Moscato, il Barolo di 30 anni fa sono, per nostra fortuna, diversi da quelli attuali. E quindi questa evoluzione va in qualche modo accompagnata, spiegata e sostenuta con una buona dotazione di informazioni che riguardino l'evoluzione di questi vini. Ecco perché non si smette mai di imparare. Questa è una raccomandazione che faccio anche ai nostri allievi: non pensiate, né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista sensoriale, di aver raggiunto alcunché. Quello che avete attualmente è una buona dotazione, diciamo, di informazioni, ma queste cambiano e dovete avere l'umiltà di mettervi continuamente in discussione. E questo è un po' quello che stiamo cercando di fare con varie iniziative, con vario impegno, anche con testimonianze. E il tema fondamentale che mi spinge anche a dare un contributo a questa cosa è quello di far recuperare, perché un po' diciamo il ruolo dei concorsi enologici per un certo periodo di tempo è stato un po' messo in discussione, è quello di recuperare un fatto fondamentale, che è quello della fiducia dei produttori nei confronti delle commissioni che fanno i concorsi enologici. Questo è un fatto veramente importante. L'auspicio che faccio è che i numeri, diciamo, dei vini proposti impegnino ancora di più di quanto non facciano adesso le commissioni, perché i commissari ce ne possono essere ancora molti di più, e va benissimo se superassimo i 1000 campioni, e soprattutto se fossero maggiormente rappresentati anche le altre regioni d'Italia, e quello standard anche di produttori che magari non mandano i campioni a questi concorsi enologici, che sono da alcuni produttori considerati un po', posso dire, dico una parola grossa, me la perdonerete, un po' folcloristici. Ecco, questo non è, perché in questi anni, piano piano, i concorsi enologici invece sono diventati sempre di più un'ancora di salvezza a cui affidare un giudizio tutto sommato obiettivo, perché non individuale, perché derivato, diciamo, da un confronto culturale. E quello che quest'anno si è realizzato è proprio pienamente questo tipo di discorso. Negli anni agli assaggiatori vengono proposte ovviamente continuamente esperienze di assaggio, ma quello che dicevo e concludo, è necessario far cambiare, evolvere il punto di vista, e quindi diciamo, accompagnare anche l'evoluzione che la tecnologia e la viticoltura hanno avuto in questi anni,
verso vini che sono sempre più competitivi dal punto di vista del mercato nazionale e internazionale e che devono essere valutati, secondo noi, con un metodo di giudizio che si basa su alcuni presupposti, su alcuni dati di fatto che vanno imparati e, come dire, introitati. Poi alla fine diventa partecipare a queste cose anche una scuola importante di vita, perché imparare a confrontarsi nell'ambito dei concorsi enologici, delle commissioni d'assaggio, consente alle persone di abbassare un po' il livello di autoreferenzialità, che in questo periodo storico direi è la cosa, una delle cose più negative che caratterizzano tutta la nostra vita sociale. Quindi ho ragione io, nessun altro è meglio di me. Ecco, questo lavoro in commissione e anche quello che i produttori possono avere rispetto al giudizio che viene da un corso enologico deve essere una cosa di cui fidarsi e quindi stiamo lavorando perché questo sia un dato che cresce nella mente dei produttori.